Buongiorno, buongiorno, come state? Spero tutto bene. E voglio fare un video, siccome sto passando un periodo della mia vita molto difficile, molto complicato, e nonostante io sia una persona intelligente, mi rendo conto di continuare a sbattere contro, le stesse problematiche da tantissimi anni. E quindi io sono una persona anche molto riflessiva, questo mi manda un po' in paranoia perché mi faccio alcune domande sul motivo per cui io non riesco a condurre una vita, come si può dire, regolare, se esiste un termine regolare, comunque organizzata. E nonostante appunto io abbia delle capacità, però ci sono delle situazioni che mi stanno creando delle problematiche. E quindi ho deciso, visto che mi faccio molte domande in questo senso e visto che adotto tantissime strategie per arrivare a risolvere le problematiche della mia vita, ho scaturito un nuovo pensiero che voglio divulgare con voi, che in effetti, è una cosa che bisogna tenere da conto quando si sta facendo un cambiamento di abitudine e ci si rende conto che non riusciamo. E quindi voglio divulgarla con voi per tutte quelle persone che, come me, stanno cercando di cambiare qualcosa della propria vita, però sembrava così semplice a parole, però coi fatti, vi rendete conto che continuate a sbattere contro lo stesso muro. Ecco, è quello che succede a me. Però, analizzando la situazione, posso confermare che, cioè, non è che siamo scemi, e non arriviamo a capire le cose. Per cambiare abitudine, nettamente, al di là del fatto che bisogna immergersi nella nuova situazione e continuare a condurre quel nuovo stile di vita per un tot di tempo, prima che diventi una nuova abitudine. E questo, bene o male, se siete persone che si avvicinano a queste tematiche, già l'avrete capito perché lo dicono praticamente tutti. Diciamo un periodo, si parla di circa un mese, un mesetto, in cui in modo continuativo si fa un'altra cosa rispetto a quello che si faceva prima. In questo modo cambia un po' l'abitudine, cambia l'abitudine. Però attenzione, c'è una fase fondamentale, prima di attuare questo cambiamento, cioè prima di arrivare a questo step, c'è una fase prima che però non è che ne parlano tutti così tranquillamente, cioè analizzando diversi canali YouTube, se siete amanti della psicologia, riuscite a spulciare queste informazioni, però in effetti, quando si parla di cambio di abitudine, non è che subito vi buttano anche questa informazione, che invece è una cosa fondamentale, perché se uno si basa solo su questo concetto, che praticamente bisogna sostituire la vecchia abitudine, quindi quella nociva, quella tossica, con un'abitudine che invece ci fa bene. Cioè, se uno prende sotto in considerazione solo questo dettaglio, si butta nella nuova abitudine perché dice, vabbè, si fa così, vado. E poi si rende conto che non ce la fa. Perché prima bisogna fare un altro passaggio, che è quello che vi dirò. Ed è quello che sto cercando di attuare io in questo periodo della mia vita. Perché pur conoscendo tutte le metodiche, strategie, bla bla bla, perché comunque a me piace la psicologia, pur conoscendo tutte queste tecniche, c'è una parte della mia vita che vi assicuro è completamente bloccata, cioè io non mi riesco a muovere, nonostante veramente sono una persona capace, cioè mi rendo conto di non essere un ebete. Quindi cosa succede? Perché non riesco a smuovermi? Voglio divulgare questo concetto appunto anche per voi che vi fate queste domande, perché in effetti è una cosa importante da sapere. Non ci si riesce a smuovere perché prima di entrare nella nuova abitudine bisogna mettersi nella situazione di poterlo fare. Cioè,
cerco di spiegarmi meglio. Se una persona fa un lavoro tossico, ok, che è praticamente la mia situazione, così avete capito anche la mia situazione di vita. E se una persona fa un lavoro tossico, e si rende conto che gli fa male, deve essere messo in grado di farne un altro di lavoro. Concordate? Quindi deve attivarsi, prima di buttarsi, ovviamente c'è un procedimento piuttosto lungo in cui la persona, in modo metodico, non dico tutti i giorni, ma almeno ogni 3-4 giorni cerca lavoro, manda i curriculum. Poi arriverà la fase in cui ti chiamano, devi partecipare al colloquio di lavoro, devi essere preso, quindi devi aspettare le tempistiche, che ti accettano, insomma, che ti prendono a lavorare. Poi c'è l'inserimento lavorativo, c'è un mese prima che prendete la paga. E quindi, come potete vedere, non basta pensare uguale fare. Prima bisogna avere la terra un po' spianata, che comunque anche facendo così sarà comunque un processo complicato, perché sapete che i cambiamenti per l'essere umano sono molto difficili da gestire, perché comunque ti scombussolano un po' tutti i piani, tutti i tuoi ragionamenti, ovviamente. Non è una cosa semplice, però tante persone cambiano, noi comunque sempre cambiamo, anche se siamo molto ostili al cambiamento, comunque è la vita stessa che ci cambia, anche a nostra insaputa, quindi il cambiamento in realtà è una cosa naturale, è solo che ci spaventa. Appunto, proprio per questo, che è una cosa che ci spaventa così tanto, bisogna capire come si fa questo cambiamento, perché se non si conoscono le basi, è difficile che uno si mette e fa tutti questi procedimenti. Quindi praticamente uno si ritrova a voler cambiare lavoro, però a rendersi conto che continua a fare lo stesso lavoro o che continua a, che ne so, io faccio diversi lavoretti. C'è un lavoro part-time nello specifico che mi crea particolari problemi. E che più e più volte mi sono detta di non volerlo più fare, e più volte vi assicuro che per un periodo di tempo non lo facevo più, poi a un certo punto mi ritrovavo di nuovo da capo a fare quel lavoro. E quindi mi sono fatta due o tre domande: perché continui a fare questo lavoro? Per questo motivo, perché a parole sono tutti bravi, però se poi quando apri il frigo e non c'è niente da mangiare, uno poi torna lì perché il cervello ha registrato che quella cosa è una cosa che frutta comunque soldi, quindi in un modo o nell'altro, anche se è una cosa che ti fa male, comunque sai che c'è la certezza che qualcosina riesci a racimolare. Quindi una volta che si ha questa consapevolezza, vince purtroppo in questi casi vince la sopravvivenza, perché se apri il frigo e vedi che non c'è da mangiare, tu andrai a sbattere ancora là. Quindi l'unica cosa da fare è mettersi nella situazione di sostituirlo quel lavoro, però facendolo attivamente e creando un buco da riempire, lavorare affinché questo buco sia riempito con un nuovo lavoro e poi finalmente distaccarsi da quella situazione e quindi lasciare definitivamente quel lavoro che ci si rende conto che fa male. Questo ragionamento è ovviamente riguardo ad ogni campo della vita. Adesso questo era un esempio sul lavoro, però è una cosa che si può tranquillamente attuare a qualsiasi tipo di contesto relazionale, lavorativo, personale, quindi insomma sono cose che bisogna sapere per far finalmente un cambiamento, perché comunque è lunga e difficile, però se si conoscono le basi si può fare.